Va ora in onda Spazio Aperto, a cura della testata giornalistica Pianeta Oggi TV. Gentili ascoltatori, buonasera. In studio Massimo Bonella, Pianeta Oggi TV, All News, emittente online di testata giornalistica di Venezia. Sono le 21:30, questa è un'edizione straordinaria di Spazio Aperto e che va in onda in streaming digitale sulla rete Saius, vale a dire radiosaius.it. saluto in regia centrale Rosario Moreno, che è anche l'editore di questo network digitale. Saluti Rosario. Buonasera Massimo, buonasera a te, buonasera all'ospite e a tutti i nostri ascoltatori. Infatti adesso abbiamo un ospite, perché entriamo subito nel vivo della trasmissione. Andremo a zoomare l'attenzione nel Veneto, ma più che altro nella provincia di Venezia. Prima però devo ricordare due cose. La prima è questa: che ci sono molte emittenti web collegate con noi, quelle che appunto fanno parte del circuito digitale, parliamo di digitale, non terrestre, digitale, RST, Radio Saius TV, dove in questo circuito tutte le varie edizioni straordinarie che abbiamo fatto a Radio Diffusione Europea, l'emittente invece terrestre in AM, che la potete ascoltare fino in centro Italia, fino in giù nelle Marche, ecco, sono poi state ritrasmesse qui da noi. C'è questo in corso, questo trio di emittenti con un nostro progetto dove lavoriamo in sincronia e cerchiamo quindi di amplificare l'informazione e fare in modo, soprattutto questo è praticamente il nostro obiettivo molto chiaro, arrivare in tutti i territori dell'Alto Adriatico, ma non solo, anche in centro Italia, con più frequenze, quindi AM, FM stereo, digitale terrestre e web digitale, come siamo in questo momento. Ora siamo con l'approfondimento all'interno di questa edizione straordinaria solo sulla rete Saius digitale, dove ci sono alcuni emittenti che io ricordo subito: la telepiancavallo.it ad esempio, ondaradio.net da Trieste, poi si salta in centro Italia con radiovaldichiana.it. saluto tutti gli ascoltatori della Toscana. Tra altre cose, a saiusmedia.it abbiamo anche l'emittente televisiva regionale, che la potete vedere, per coloro che ci ascoltano in centro Italia la possono vedere tramite il 190, che è Telidea da Chianciano Terme, che con i loro telegiornali fanno anche il punto della situazione com'è al nord. Okay? E allora molto spesso capita che ci chiedono informazioni, come per esempio due sere fa il telegiornale TG Idea ha chiamato in diretta proprio Pianeta Oggi TV per sapere un po' com'è qui la situazione. Insomma, vogliono vedere un attimo come si sta evolvendo questa epidemia. E quindi sul nostro circuito digitale abbiamo anche Telidea, quindi siamo presenti su tutti i territori. Un lavoro, vi assicuro, non da poco, perché iniziamo la mattina all'alba e terminiamo a mezzanotte, a volte anche alle 2, ed è così ormai da quasi una settimana e sarà ancora così per gli altri giorni, fin tanto che non termina questa situazione davvero grave, altresì pesantissima. Intanto vi aggiorno di una notizia: abbiamo che in Lombardia, dove si registra la situazione più grave, sarebbe il caso di adoperare il superlativo assoluto, una situazione gravissima, siamo a 966 morti, avete capito bene, 966 morti e 11.685 positivi. Vi do anche altri dati dall'estero: in Spagna siamo arrivati a 189 morti e oltre 6.000 contagi. In Francia siamo a 91 morti e a 4.500 contagi. Intanto in Spagna c'è stata la chiusura di tutti i negozi, tranne farmacie e alimentari. Poi un'altra cosa che volevo vedere un po', perché ho visto che il Televideo ha fatto un lancio prima per quanto riguarda la situazione in Francia. Vediamo se trovo
Diamo, attenzione, diamo abbraccio, siamo in diretta, sono le 21.35, eccola qui, Francia. E la Francia ha deciso di chiudere tutti i luoghi pubblici non indispensabili, fra i quali ristoranti, bar locali pubblici. Lo ha annunciato in diretta televisiva il primo ministro. Ieri il presidente francese Macron ha deciso di chiudere scuole e università da lunedì 16 marzo per far fronte alla emergenza coronavirus. Tuttavia non ha sospeso le elezioni amministrative del prossimo weekend. Dice: niente impedisce che i francesi si rechino alle urne, aveva detto nel corso di un messaggio video alla nazione. Dunque, e adesso arriviamo quindi qui, diciamo, a casa nostra, ritorniamo a casa nostra, siamo partiti qui dall'Italia, ritorniamo dunque e zoomiamo l'attenzione nel veneziano. In collegamento telefonico con noi, che ringrazio tantissimo fin da adesso, abbiamo Marco Nogarin, relatore con incarichi pubblici nel veneziano, che saluto subito. Buonasera Marco, e anzi diamoci del tu, perché insomma è da giorni che ci sentiamo costantemente, insomma. Marco, allora, come stai intanto e qual è la situazione nel veneziano? Come sta rispondendo la provincia? Buonasera a te Massimo e buonasera anche a Rosario, sempre molto gentili per dare la possibilità di espandere la voce dei veneziani che ci tengono molto a queste cose. Diciamo che qui la situazione è stata presa un po' sul serio da quello che ho visto, perché molti più cittadini adesso rimangono veramente a casa. Questa è una bella e buona cosa. Purtroppo abbiamo ancora queste cattive notizie, brutte notizie di quanto sta accadendo in Lombardia, sì, l'abbiamo capito, però purtroppo dobbiamo solo attendere che cambi questo vento. Tutto qui. Per quanto riguarda invece qui da veneziano, vediamo che abbiamo anche dei servizi adesso che sono in atto al quartiere Pertini, posso dire, tramite il personale di Veritas, che stanno eseguendo delle disinfestazioni praticamente delle aree. Questo qui è per preservare appunto più igiene, e questo qui non è solo per coronavirus, per quando fanno un'igiene del genere va bene un po' per tutto quanto, quindi ben venga. Quanto riguarda invece i cittadini, rispondono bene ponendo anche diverse domande, perché da quando ho lasciato aperto il canale che scrivano pure, mi scrivono in privato i loro quesiti e le loro perplessità, perché a volte si scontrano anche con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e non riescono proprio a interpretare, diciamo, la volontà di quella che è stato l'inizio, diciamo, di questa avventura l'8 marzo, diciamo, qui da noi, quando il primo decreto è uscito. Anche banalmente magari il 7 marzo, però l'8 marzo, quando è uscito realmente, si è preso un po' di coscienza. Diciamo che poi ne sono susseguite degli altri, fino ad arrivare ad oggi non è ancora finito, perché domani ne uscirà ancora un altro che ci daranno altre informazioni ancora. Però diciamo che pian piano si va ad aggiustare il tiro, Massimo, ecco. Certo, quindi praticamente abbiamo diverse domande dai cittadini. Sì, guarda, sinceramente io ne ho preso un po' di alcuni, quelle che ritengo più anche opportune, visto che non abbiamo tantissimo tempo, quindi ne ho raccolte un pochino, guarda. Sì, Marco, no, volevo essere chiaro, ti do tutto lo spazio che vuoi, no? Pur che tu risponda alle domande che ti hanno fatto, le domande ovviamente più importanti, più significative, ecco, fai tu, gestisci tu, ecco, prego. Guarda, un cittadino mi scrive praticamente se mi risulta che qui a Mestre sia stato sospeso o meno il pagamento delle aree di stallo, le aree blu praticamente per i veicoli, perché noi sai anche te che sei qui del veneziano, che paghiamo praticamente la botta per parcheggiare sui stalli blu. Io gli ho risposto sì al signor Bruno, in questo caso qua così si chiama, e gli ho dato praticamente l'indicazione, e come dal comunicato del sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, ci ha informato che da lunedì 16 marzo prossimo fino a lunedì 3 aprile è stato sospeso il pagamento per gli stalli. Questo qui è stato molto importante comunicarlo, e riguarda le aree di Mestre, Marghera e anche Delido. Quindi da lunedì 16 marzo, che è il prossimo lunedì dopodomani, fino a venerdì 3 aprile,
o comunque fino a cessata emergenza, perché può essere anche ampliato, diciamo, cioè portato più ad oltranza, insomma, ecco, questa scelta qua è stata finalizzata per agevolare chi decide di recarsi al lavoro con i mezzi propri, perché parcheggeranno il veicolo e non pagheranno lo stallo, così recandosi al lavoro con il proprio veicolo, in questo caso qua, evitano di affollare gli autobus. Gli autobus anche in questo caso qua sono stati, tra virgolette, ridotti dove servivano e magari potenziati in altre zone. Questo qui è un'altra questione importante. Poi abbiamo anche un'informazione che riguarda, per esempio, i Rangers d'Italia in questo caso qua, perché qui addirittura mi hanno chiesto, ovviamente sai che sono anche un coordinatore di Rangers d'Italia, e mi hanno chiesto, mi chiedono, la informo che la gente rimane comunque molto incivile perché continua ad abbandonare i rifiuti fuori dai contenitori. Riuscite a passare voi a visitare per Carpenedo Mestre? Purtroppo dobbiamo fermarci anche noi, perché il nostro personale, non essendo personale lavorante, non può fare certi servizi. Oggi in questo, con questo decreto sono stati fermati anche i Ranger d'Italia, diciamo. Diversamente invece invitiamo comunque a continuare a segnalare e comunicare con noi, perché ormai i cittadini hanno un canale, diciamo, preferenziale per i Ranger d'Italia, che li seguono da tempo con le loro segnalazioni, che continuano pure a farlo, perché gli uffici stanno lavorando comunque ancora per i cittadini. Quindi quel servizio, diciamo, agile, la parte working praticamente, che tanto si nomina, lo stiamo mettendo in atto. Quindi attualmente da Venezia stiamo ascoltando i cittadini e con l'ufficio stiamo portando avanti anche questo loro, diciamo, questa loro parola. Poi abbiamo un'altra segnalazione importante, e della seconda volta, perché una me l'ha detta verbalmente un amico che sta proprio vicino anche a casa mia, un'altra invece me l'hanno scritta e mi hanno scritto: ciao Marco, è vero che si può girare tranquillamente nelle strade extraurbane mentre in quelle urbane c'è divieto? Sembra che qualcuno abbia messo fuori questa notizia, ma non ci sono distinzioni di strade extraurbane o urbane. Qui stiamo parlando di un problema, un'ordinanza, un praticamente decreto che riguarda tutto il territorio nazionale indistintamente, quindi è uguale per tutti quanti. Non abbiamo una via, una strada, un parco, che qui noi dobbiamo muoverci praticamente con le solite motivazioni. Ricordi che ne abbiamo parlato ancora l'altra sera, ancora quando è venuto fuori il decreto, all'articolo 1 appunto ci diceva, no? Cioè ci bisogna fare degli spostamenti motivati da comprovate esigenze che sono lavorative, situazione di necessità o motivi di salute. Questo qui è molto importante capirlo. Anche qui i cittadini hanno fatto altre domande, perché mi sollevavano: ma quali sono le situazioni di necessità? Quali sono quelle lavorative? E il cane posso portarlo fuori? Ecco, diciamo che sono tutte cose che sappiamo benissimo si possono fare. Lì fuori non abbiamo le forze dell'ordine che sono lì per punire, per sanzionare, anche se abbiamo sentito per televisione che ci sono stati moltissimi casi che hanno multato delle persone, hanno denunciato anche, ma stiamo parlando di persone che hanno veramente avuto la volontà di fare qualcosa che non dovevano fare, anche negozi aperti addirittura che non potevano, dei bar. Queste cose qui se la sono un po' cercata, Massimo, perché assolutamente le forze dell'ordine, ripeto, sono lì piuttosto per aiutarti. Ecco, questo qui è fondamentale metterlo subito all'ordine del giorno. Non pensiamo che lì fuori i controlli siano fatti lì per punire il cittadino. Questo qui è molto importante. Riguardo, desidero ringraziare anche il dottor Enrico Gravelin, che è commissario, che è un ispettore di polizia, e questo qui è molto importante ricordare anche lui, che è collegato con la sorveglianza e controllo di vicinato, e sempre, tutti i giorni, tutte le ore, potrei dire anche quasi ogni 10 minuti, che manda degli aggiornamenti, informa tutti quanti delle situazioni che stanno, come stanno avvolgendo. Ecco, questo è una cosa, questa è una cosa molto importante, e desidero salutare Enrico, perché sicuramente ci starà seguendo. Ah, benissimo. Ecco. Queste qua sono le cose, diciamo, più importanti, queste qui, ecco. Certo, certo. Ecco, quindi insomma ci sono tante domande, cioè non ti sembra che la gente abbia un po' di confusione? La gente ne ha parecchia di confusione. La gente ne ha parecchia di confusione soprattutto per un motivo, perché purtroppo la gente segue molto i social. Questi social che ci danno delle informazioni, perché ci sono delle persone che hanno volontà di mettere fuori delle notizie, delle fake, no? Delle notizie false che non sono veritiere, purtroppo molte persone ci cadono e continuano a
portare avanti dei link che portano avanti delle notizie che non sono vere. Addirittura quelle che vanno per la maggiore sono quelle che ci sono degli antidoti, c'è qualcosa da mangiare o da bere perché fa bene contro il virus, addirittura hanno trovato le cure e stanno mettendo immagini di personaggi pubblici cambiandogli la voce, mettendogli in bocca delle parole che non sono loro, insomma stanno facendo una grande confusione, ecco. Queste persone, come ho già detto l'altra volta, sarebbero veramente da denunciare, perché purtroppo oggi non abbiamo un antidoto per questo virus qua, lo sappiamo benissimo, però dobbiamo capire un attimo che tutti stanno lavorando e non dobbiamo permettere a questi che mettono fuori queste notizie di divulgare queste fake. Cosa dobbiamo fare? Non condividere. Non condividiamo queste cose. Cerchiamo, le leggiamo se vogliamo leggerle, però non condividiamo. Però purtroppo tutti condividono, dico tutti, una grande parte condividono, e vengono fuori anche i messaggi più disparati. Guarda, qui davanti ne ho un altro, quello famoso, ancora avanti con il discorso dell'elicottero, mi hanno detto praticamente che deve passare un elicottero per mollare giù l'antidoto contro il virus. Ancora, tu sai a che ora mi hanno chiesto? Io gli ho detto nessun elicottero, nessun antidoto, purtroppo ad oggi. Non condividete questi inutili messaggi. Ecco, la domanda che emerge, no? Questi personaggi che buttano dentro sui social, e apro una parentesi, invito tutti gli ascoltatori per cortesia, prendete questi social con le pinze, perché come una piazza dove tutti vanno, qualsiasi personaggio, e lì viene fuori un minestrone. Cercate, per avere l'informazione ufficiale, sintonizzatevi o comunque andate, come si dice, cliccate, insomma, ecco, sui siti delle testate, quindi fuori dai social, per cortesia, ecco, in modo che dopo non vengano fuori queste confusioni. Anche qui è un discorso, perché bisogna regolamentare questi social, non si può creare queste situazioni che potrebbero poi, come in questi casi, diventare un serio pericolo per tutti. Ecco, io vorrei capire una cosa, Marco, ma non c'è la possibilità in qualche modo di intercettare questi personaggi squalidi che mettono in rete queste notizie false e consegnarli alla giustizia? Allora, io penso che volendo un po' tutto potrebbe essere anche possibile, ma è solo un dispendio di tempo, e in questo momento sinceramente le forze dell'ordine hanno ben altro da fare che cercare questi soggetti. Quindi io penso che per certi motivi, magari quelli più gravi, qualcuno sicuramente starà ascoltando e qualcuno si darà anche da fare, pian piano magari qualcosa verrà fuori nel tempo a nostra insaputa, però ripeto, l'importante è che il cittadino non condivida queste notizie. Questo vale per tutti i rami, cioè non solo adesso perché abbiamo il Covid-19 col fiato sul collo praticamente, ma anche per quanto riguarda gli animali, i maltrattamenti degli animali. Non sanno chi condivide e fanno il gioco di chi ha postato queste cose, le barbarie, tutte queste cose che vediamo che vanno a condividere, questi qua diventano sempre più forti, perché c'è questa condivisione. I social possono essere utili a molte persone perché magari rimarranno collegati, staranno in compagnia, tante cose, però purtroppo quando si vedono certe notizie, violenze e tante altre cose, non vanno condivise assolutamente, perché poi se domani qualcuno veramente ti verrà ad indagare per queste cose qua, ne pagherai anche tu le conseguenze, perché vai a condividere certe cose, tu diventi complice. Quindi cerchiamo di non condividere queste notizie, non è che fare un piacere a qualcuno comunicando e divulgando queste notizie, assolutamente, fai solo il gioco di chi l'ha messa fuori questa falsa notizia. Quindi bisogna stare molto attenti a non cadere in questo tranello, perché sono bravi, le studiano apposta, perché uno va da sopra a cliccarci da condividere. Certo, tra altre cose, ecco, ha fatto bene a spiegare questo concetto. Ecco, ricordo che per coloro che si fossero sintonizzati da poco, questa è Radio Science, la rete digitale di Treviso, radioscience.it, dove collegate ci sono circa una quindicina di emittenti tra web radio e web tv.
E, state ascoltando un'edizione straordinaria di Spazio Aperto. In collegamento telefonico abbiamo Marco Nogarin, che ricordo è redattore con incarichi pubblici nel Veneziano. Stiamo sempre parlando ovviamente dell'emergenza in atto nazionale, internazionale potremmo dire, Covid-19. Ecco, mi è arrivato un messaggio, due anzi, intanto ti dico questo: da Chioggia, un nostro ascoltatore, Gianluca, ecco, mi segnala che le strade sono vuote, anche se c'è qualche giovinastro che circola, però i controlli ci sono, insomma. A tale proposito volevo anche informarti che proprio credo i due giorni fa in via Triestina, qui a Favaro Veneto, siamo praticamente poco prima, venendo da Mestre, poco prima del centro commerciale della piazza, no? Sulla destra ci deve essere dei pub, credo un baretto, e c'erano dei giovani fuori che tutto un dire, insomma, ride, scherza, con gli sprizzi in mano, tutti attaccati, e ho potuto verificare che si è fermata una pattuglia dei carabinieri ed è intervenuta, e vedevo che poi insomma gli stavano facendo una ramanzina anche abbastanza decisa, ecco, diciamo così, proprio sono ripartito. Quindi voglio dire, i controlli ci sono, ecco, tra parentesi, a me fa piacere anche, insomma, perché dipende da noi smorzare, attenuare questa situazione del Covid-19 che si è venuta a creare. Io dico che i controlli ci sono perché ne ho visti parecchi anch'io, e posso confermare quello che hai detto te, Massimo. E i controlli occorrono proprio per vedere appunto che tutti quanti gli esercizi commerciali che rispettino appunto quest'ordine di tenere chiuso, che gli avventori non frequentino le aree in maniera, cioè, oggi vediamo ancora le persone che escono di casa, dobbiamo precisare che non è vietato uscire di casa, uno può anche uscire a stranchirsi un po' le gambe, non succede niente, no. Ovvio che se tu mi parti da Favoli e ti trovo a Jesolo, ti dico, beh, forse hai esagerato per andarti a stranchire le gambe, però se tu esci di casa, vai fino alla piazza a fare una passeggiata un attimo, torni indietro, nessuno ti crea un problema, attenzione. Puoi anche giustificarlo personalmente alle forze dell'ordine qualora te lo richiedessero, attenzione, l'importante è mantenere le distanze di sicurezza. Loro hanno detto non meno di un metro, cerchiamo eventualmente di avere la mascherina con noi se occorre incrociare qualcuno, se ci fosse la difficoltà di avvicinarsi. Abbiamo visto tutti quanti quando andiamo adesso nei negozi dove ti danno dei prodotti, perché i loro spazi limitati non puoi entrarci dentro, perché quindi non viene rispettato quel metro di distanza, devi attendere fuori dal negozio, e per loro sicurezza e per quella dei loro dipendenti ti fanno attendere fuori dal negozio, urgentemente attendi, come vedi a volte le file ai supermercati, dove hanno deciso di fare di detenere questo sistema qui per salvaguardare la salute dei propri dipendenti. Per quanto riguarda le forze dell'ordine, abbiamo visto sì i carabinieri, ma abbiamo visto anche molte pattuglie della Guardia di Finanza, che ringraziamo perché anche loro le abbiamo viste impegnate parecchio. È dell'11 comunque marzo che c'è stata proprio per l'emergenza epidemiologica praticamente una direttiva operativa lanciata direttamente da Roma per la Guardia di Finanza, quindi si sono impegnati ancora di più a diminuire un determinato magari tipo di controllo per certe attività e amplificarlo per quanto riguarda il rispetto di questo decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Questo qua è molto importante, ecco, vediamo che desidero anche ritornare un attimo sul discorso dell'uscita, perché c'è uno che mi ha scritto anche qua, vedo. Dicevo, Marco, intanto ben grazie, ti faccio una domanda: se esco a passeggio e porto fuori il cane, posso? Altrimenti questo mi distruggerà la casa. L'abbiamo detto prima, sì, portiamo fuori il cane, portare fuori l'animale domestico è una necessità fisiologica dell'animale, e può essere la necessità anche quella di portarlo dal veterinario, perché se l'animale sta male, ricordiamoci, una necessità e anche un'urgenza portarlo dal veterinario, e questo qui è consentito, attenzione, vi fate la vostra autocertificazione, in caso di emergenza se uscite fuori e ve la siete dimenticata questo pezzo di carta, non è che cade il mondo, ve lo fanno direttamente la pattuglia che vi hanno fermato, loro hanno i documenti, l'importante è che voi dichiarate la realtà, questo è molto importante, Massimo, perché sennò altrimenti
tendiamo a girare attorno, a raccontare una cosa per un'altra, ecco qui questo non va bene. Ecco, hai fatto bene a sottolinearlo, perché c'è spesso questo ritornello, no, della domanda: ma bisogna farla noi oppure la facciamo in seduta stante, com'è che avviene sta cosa, eccetera, no? Quindi hai fatto bene a chiarire questo punto, che è molto importante. Sì, è importante, la possiamo fare noi, appunto, un semplice modulo, insomma, che si scrive, e che se no, altrimenti, ripeto, ce l'hanno direttamente loro. Ripeto, non accade nulla quando si è nella ragione, insomma, non stiamo facendo nulla di che, e ricordo che non siamo chiusi all'interno di un'abitazione in prigione. Attenzione, noi siamo consigliati di rimanere a casa, ci dicono evitare ogni spostamento, non ci dicono c'è l'obbligo di rimanere chiusi dentro in casa. Attenzione, ci dicono evitare ogni spostamento delle persone in entrata e uscita dei territori, quindi stiamo molto attenti, e comunque nonché all'interno dei medesimi territori, quindi anche all'interno dei medesimi territori dobbiamo giustificare perché ci muoviamo, perché siamo in un momento di emergenza. Quindi onde evitare di diffondere di più questo virus, come ce l'hanno detto, io riporto sempre quello che ci hanno insegnato su queste cose, altro non posso dire. Ecco, onde evitare di diffondere questo virus dobbiamo stare accorti, quindi se possiamo evitare di uscire, lo facciamo, siamo a casa, e ricordo sempre, casa propria, probabilmente non si sta così male, non siamo in prigione, siamo a casa nostra, non andiamo neanche in guerra come i nostri nonni, siamo direttamente a casa, sul nostro bel divano, guardiamoci la televisione, siamo insieme ai nostri cari, penso che non ci sia nulla da temere in casa, giusto? Quindi facciamo un dolce nuovo, facciamo da mangiare, facciamo qualcosa, ci divertiamo, stiamo a casa. È ovvio, eravamo abituati, perché noi siamo un popolo che siamo sempre stati abituati a girare, andare nei centri commerciali e fare tante cose, che adesso ci sembra impossibile di non poter prendere su e andare di là. Ecco, abbiamo visto anche quando usciamo comunque che l'atmosfera fuori è cambiata. Vediamo tutte queste persone con le mascherine, tutte queste persone, quelle poche persone che vediamo, perché non è che fuori abbiamo chissà quanta gente, vediamo le persone che sono fuori perché sono in una situazione di necessità propria, sono usciti e sono andati praticamente fuori perché necessitavano di qualcosa. Anche quello che va fuori e si mette a correre, a fare un po' di jogging, quella è una necessità anche di sfogarsi un po', di fare un po' di movimento. L'importante è che lo faccia per i fatti propri, mantenga delle distanze e non crei degli assembramenti di persone. Questo è molto importante, perché sennò altrimenti ritorniamo a fare il famoso comarò tutti assieme, e questo non va bene. Ecco, questo qua è una cosa molto importante da dire. Vorrei ritornare un momento sul discorso invece per quanto riguarda i parcheggi sulle strisce blu, che non ho detto una cosa importante. Sono esclusi sì da Mestre Margherita e Lido, però mi sono messo l'appunto che da questo provvedimento che è stato preso sono escluse le strisce blu del Piazzale Roma. Quindi ecco, quelle lì sono ancora in vigore, perché è una zona dove c'è veramente poco spazio e probabilmente occorre un po' dare una regola, perché sennò altrimenti lì poi non può parcheggiare più nessuno. Non abbiamo tante persone che girano, ripeto, però i parcheggi non sono tanti, Piazzale Roma non è grande, ecco. Sì, infatti lì è un po' stretto, in effetti lo spazio, insomma, è quello, è sempre stato così, quindi giustamente ci vuole un po' di regolamentazione. Infatti sì, purtroppo sì, è così, quindi dobbiamo un attimo portare pazienza anche lì, come al solito, cercare di lasciare spazio anche per gli altri. Ecco, ti do anche un'altra notizia che mi è arrivata dalla nostra ascoltatrice Annalisa, dove mi ha inoltrato un comunicato che si dice: la polisportiva Bissuola di Mestre metterà a disposizione alcuni collaboratori sui pullman per portare a casa la spesa a chi è in difficoltà per uscire di casa. In collaborazione con Famila, da lunedì 16 marzo partiremo col progetto Aiuta la spesa emergenza Covid-19. Quindi potete aiutarci a farlo sapere la cittadinanza, e per informazione contattare su dei numeri di telefono. Ecco, prima di dare i numeri di telefono, ecco, vorrei un attimino una tua considerazione in merito a questo.
Penso che sia anche questo un problema di portare la spesa a casa, no, alle persone anziane, quindi potrebbe essere questa un'iniziativa lodevole. Io penso che sia molto lodevole. Allora, il personale che si è impegnato ad affrontare questo problema, che è un problema reale per molte persone anziane, che non possono contare su nessuno dei propri cari, che sono isolati perché veramente non hanno nessuno, sapere che esiste un numero di telefono da chiamare, adesso io non la conosco personalmente, me l'hai detto te, sapere di contattare una persona, un servizio, che ti porta a casa la spesa, il pane, il latte, quel minimo che occorre, ecco, è una cosa fondamentale per una persona così molto importante. Questa persona suonerà il campanello, ti porterà a casa la tua spesa come è stata richiesta. Ovviamente queste persone qui adotteranno un protocollo identificativo, perché se no altrimenti c'è qualcuno sicuramente pronto a fare la furbata per derubare anche le persone anziane, perché guarda che i scialli ci sono dappertutto, sono sempre stati e sempre ci saranno purtroppo, e questa è una cosa da tenere sempre in evidenza. Ma quelli che fanno questi servizi qua già sicuramente adottano dei sistemi, io so che lo fanno da altre parti, utilizzano delle parole d'ordine al suono del campanello, glielo dicono già prima che quando suonerà il campanello ti diranno una parola e tu sai che sono loro, se no altrimenti non dovrai aprire la porta. Questa è una cosa molto importante, ma sicuramente loro si saranno attrezzati per queste cose qui. Però già che parliamo di generi alimentari, devo aggiungere anche una cosa molto importante. Purtroppo noto che nei supermercati è stata fatta un'incetta grandissima di generi alimentari. Allora, non siamo in guerra, non rimarremo senza mangiare nessuno, fortunatamente, però le persone che si recano nei supermercati e riempiono una macchina piena di cibo, ripeto, un'auto piena di cibo, se ne ho viste più di una, con dei carrelli anche doppi, non ha senso perché i supermercati sono aperti tutti i giorni, vengono riforniti sempre in continuazione, quindi non c'è nessuna emergenza alimentare, dobbiamo soltanto uscire eventualmente una volta in più, perché quando abbiamo riempito una macchina così, un'auto, non so, forse staremo bene tutto il mese intero, forse anche due mesi, non è questa la necessità. Si può prendere e mangiare per una settimana, va bene, mangerai le cose fresche, è inutile che vada ad acquistare 20-30 kg di pasta, perché quando arriviamo con 10-15 persone, / autoveicoli, e tutti riempiono questi veicoli in generi alimentari, gli scaffali si svuotano subito e dobbiamo aspettare il giorno dopo per riempirli nuovamente. Però quelle persone che devono uscire a fare la spesa e prendersi il loro chilo di pasta o lo zucchero, quello che gli occorre, trovano gli scaffali vuoti. Sì. Bisogna attendere il giorno dopo. Quindi ecco, vediamo che per qualcuno che ha questa paura di rimanere senza mangiare, vuotano completamente tutto. Quindi è un invito che faccio a tutti i cittadini, è quello di prendere quello che realmente gli occorre per andare avanti un po' di giorni, perché tanto comunque è come al solito, i supermercati hanno sempre il mangiare, non è stato fermato il trasporto degli alimenti, il Presidente del Consiglio dei Ministri non ha detto si fermano, non c'è più da mangiare, l'hanno detto fino al primo giorno, state tranquilli perché i generi alimentari non mancheranno mai, in Italia poi noi di generi alimentari andiamo finché vogliamo. Ecco, non dobbiamo avere questa paura. E purtroppo molte persone, quando suona l'allarme, la prima cosa che fanno è riempirsi subito la casa di cibo, perché si sta bene a chissà cosa. No, non è così. Quindi andate tranquilli, gli alimenti ci sono, prendiamo meno e lasciare qualcosa agli altri. Ecco, ho fatto bene ricordarlo, perché in effetti c'è anche questa corsa che non è giustificata per niente, perché come dicevi giustamente tu, non siamo in guerra, ecco, non ci sono problemi alimentari, quindi si farebbe un danno andare via a portare via tutto quanto. E cos'altro volevo dirti? Ecco, per quanto riguardano invece i trasporti CTV, vaporetti, trasporti anche extraurbani, ecco, mi sembra che ci siano delle variazioni proprio in queste ore. Ma stanno facendo delle variazioni che adesso devo ancora prendere in considerazione, perché questa regione del Veneto ha emanato un altro decreto sia per il trasporto su ferro che su gomma, quindi anche queste qui sono altre cose che stanno venendo fuori, no?
addirittura quello su gomma si è assoggettato al trasporto acqueo, anche che è una cosa molto importante. Quindi il Presidente della Regione Veneto ha pensato di ordinare, appunto, sia per un settore che per l'altro, praticamente, delle regole, delle disposizioni che occorrono praticamente. Sono disposizioni urgenti per il trasporto pubblico locale, dovremmo dire, sia su gomma e acqua che su ferro, e questo qui viene fatto fino col fine per contenere l'emergenza coronavirus praticamente, e richiama dei decreti precedenti dove si ordina le strutture, infrastrutture venete, addirittura a partire dal 14 marzo, che anche questa è una data importante, che tra virgolette è quella di oggi, e tramite sempre i soggetti incaricati, quindi Trenitalia per quanto riguarda il trasporto su ferro, mentre altri locali sono quelli locali, e si è mantenuto un livello di servizio essenziale e soddisfare il fabbisogno, perché è molto importante che sia garantito il trasporto pubblico delle persone in ragione del reale fabbisogno, ecco, sia in un ordine che nell'altro. E allora, per regolare queste cose qui, in vista anche appunto di quello che è stato la riduzione delle persone presenti per strada, quindi inutile mandare più veicoli dove non c'è personale, oppure necessita aggiungere un trasporto in più, adesso che ne so, dove c'è necessità perché ci sono delle fabbriche, c'è qualcosa, che c'è necessità di aumentare qualcosa, ecco, hanno valutato questi parametri e hanno fatto un ordine nuovo. Adesso non so in che forma l'hanno ridotto o cosa, però sono state delle misure urgenti nella materia del contenimento e gestione dell'emergenza, appunto, che si è venuta a creare. Ecco, intanto io do una notizia. Guido Bertolaso sarà il consulente personale del Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, per la realizzazione del progetto per la costruzione di un ospedale dedicato ai pazienti Covid-19 presso le strutture messe a disposizione della Fondazione Fiera di Milano al Portello. Fontana, si legge in una nota della regione, ha ringraziato Bertolaso per aver accettato l'incarico per il quale riceverà un compenso simbolico pari ad 1 euro. Ecco questa notizia. Poi, visto che ci siamo diciamo così, in parentesi, alle 22:07 qui a Radio Science c'è una notizia urgente che ci arriva, che però non riguarda il Covid-19. Noi ve la diciamo, c'è stato un lancio, vedo anche dal televideo. Dunque, migranti, ci sono 40 persone in pericolo. Dunque, vediamo di capire meglio di cosa si tratta. Un'altra barca, dunque, un'altra barca in urgente pericolo ha contattato Alarm Phone, dalla zona SAR di Malta. A bordo, secondo il servizio telefonico di soccorso, ci sono 49 persone in fuga dalla Libia, stanno andando alla deriva e chiedono un intervento immediato, ma le autorità militari maltesi non rispondono. E questa, ecco, è un'altra di quelle situazioni gravissime che stanno accadendo nel Mediterraneo. Allora, ritorniamo a noi. Ecco, io volevo farti anche questa domanda, Marco. Nel momento in cui un cittadino vede che all'interno dell'area di un bar, oppure addirittura anche fuori, ad esempio sul marciapiede, ci sono questi ritrovi di giovani che bevono lo spritz, che sono tutti ammassati lì, che ridono, che scherzano, eccetera. Ecco, può segnalarlo alle autorità e quindi poter chiamare non so, una volante della polizia o i carabinieri in modo che possano intervenire? Perché effettivamente queste persone poi possono essere potenzialmente pericolose per il prossimo, per andare a contagiare altre persone, ecco. Allora, diciamo una cosa, allora, non rispettare un decreto come quello del Presidente del Consiglio dei Ministri è un reato. Infatti si viene puniti per un reato se si va al non rispetto di questo decreto. È compito, e potrebbe essere, e deve essere ritenuto un obbligo del cittadino segnalare qualsivoglia si dovesse trovare di fronte a un reato. Quindi è proprio il dovere del cittadino fare la segnalazione di queste cose. Attenzione. Perché chi viene a conoscenza di un reato deve dare notizia, sempre. Girarsi dall'altra parte vuol dire fare un po' la parte. Quindi se vediamo qualcosa che
se va contro la legge, noi dobbiamo segnalarlo. Non accade nulla a chi segnala, però è fondamentale segnalare. In questo caso qua, se si tratta che c'è un locale che va a tenere aperto contro l'ordinanza, appunto contro questo decreto, e fanno le cose di nascosto e chissà cos'altro, e viene segnalato, questo che oltre ad essere una mancanza verso tutti i colleghi dell'area commerciale di cui appartiene questo negozio qui, va a ledere la salute pubblica degli altri, perché se è stato fatto questo decreto è stato fatto con l'intento di preservare la salute pubblica. Ecco, sì, esattamente, questa è la cosa. Ecco, poi c'è stato anche un episodio, ho visto su dei filmati che hanno girato in rete, su una corsa di linea urbana, se non ricordo male era il 6 della CTV, in partenza da Piazza di Roma, sempre se non vado errato. Sta di fatto che quello che ho visto sicurissimo, che insomma non riusciva quasi a chiudere le porte perché era zeppo di gente, cioè proprio strapieno all'inverosimile, che poi non so anche questi autobus quanta gente poi possono portare, parlo in condizioni normali, ecco, quanta gente possono portare anche se sono pullman fatti perché la gente stia in piedi, ma credo che ci sia un limite a tutto. Una volta ricordo ancora quando c'erano le altre autocorriere, parliamo fine anni 80, inizio anni 80, fine anche anni 70, c'erano le famose pistoiesi, che c'era il cartellino, si metteva l'autista, allora metteva completo, era di solito era collocato davanti sul finestrino, dunque del posto di guida, sul davanti, diciamo a destra vicino alla porta anteriore, e c'era questo piccolo cartellino che lo si alzava e veniva appunto fuori la scritta completo, e allora non fermava più alle fermate, a meno che non doveva far scendere le persone. Ecco, oggi non ho più visto questi cartelli, quindi credo che insomma va bene caricare, ma fino a un certo punto, insomma. Ora, in condizioni di emergenza come questa, io ho visto che era veramente stracarico, cioè mi chiedo, in quel momento lì la corsa sarebbe l'autista avrebbe dovuto sospendere la corsa, cioè fermarla, aprire la porta e spegnere il motore, oppure proseguire lo stesso, perché in quel momento là sta di fatto che fuorilegge la situazione specifica, diventava un fuorilegge. In quel caso là, come è stato raccontato, sì, è una situazione molto difficile da sopportare anche da credersi, però non può accadere soprattutto quando ci si trova praticamente a dover salire in un autobus su una zona molto frequentata, perché finisce un turno di lavoro dove escono centinaia di persone, magari c'è uno, due, tre autobus di numero che comunque non riescono a trasportare tutte le persone, e tutte le persone comunque, attenzione, non attendono magari il prossimo autobus, perché questo qua va detto, perché dopo non è da dire che e diamo la colpa solo ai mezzi di trasporto. Sì, è vero che è una causa anche quella, perché se ne faccio passare uno adesso e uno chissà dopo, tardi quanto, non conosco, ripeto, gli orari che con che turnazione passano e partono da Piazzale Roma, e può essere praticamente che si venga a creare la situazione che arriva l'autobus e tutti quanti devono prenderlo perché devono rientrare a casa. Ecco, questo qui è una situazione che potrebbe essersi creata. Io so comunque di per certo che questa situazione qua è stata risolta per quanto riguarda i trasporti pubblici, perché ho sentito che hanno praticamente modificato queste corse. Poi mi sembra di aver capito anche che adesso lo stabilimento, per esempio, di Figantieri o cose, mi sembra che adesso sia chiuso, l'hanno regolamentato diversamente, non so come, so che comunque in questo momento qua non c'è più questa carica di persone. Sì, infatti credo che erano pendolari della Fincantieri, ecco, che hanno preso così. L'unica zona di Marghera lì che appunto veniva tra virgolette citata. Sì, esattamente. Credo che ora appunto, grazie al sindacato che è intervenuto, la Fincantieri lascerà a casa le persone, e quindi ben per loro che saranno in sicurezza. 22.14, state ascoltando Radio Saiuz, questa è un'edizione straordinaria di Spazio Aperto, dove stiamo parlando dell'emergenza Covid-19, zoomando l'attenzione qui nel Veneziano. Lo stiamo facendo con Marco Nogarin,
relatore con incarichi pubblici qui nel Veneziano. Ogni tanto comunque diamo uno sguardo anche con diciamo una finestra verso il mondo per capire anche le notizie che ci sono attorno all'Italia. Tra altre cose ce n'è appena arrivata una, ecco, Libia, è stato dichiarato lo stato di emergenza. Allora, niente Marco, io potrei anche chiudere qui, però sì, se sì, vuoi aggiungere qualcosa, molte cose. No, io penso che io ci tengo solo a ricordare nuovamente la questione dei generi alimentari. Abbiate un po' di creanza per quelli che arrivano magari nel pomeriggio, perché se la mattina fate incetta, gli altri rimangono senza. Questo qui lo vado a ripeterlo perché l'ho visto personalmente anch'io e me l'avevano già segnalato, però l'ho visto con i miei occhi, quindi ci credo e ho visto proprio quello che sta accadendo. Quindi cerchiamo di avere un po' di rispetto per il prossimo, prendiamoci quello che ci occorre, anche perché così rimaniamo meno tempo all'interno del centro commerciale, lasciando più spazio per il prossimo, perché ricordo che dobbiamo sempre mantenere almeno un metro di distanza. Ecco, sì, quello... sono soddisfatto del tempo che hai dedicato al cittadino, perché ripeto, io sono sempre al fianco del cittadino e porto tutte le cose, le voci che mi vengono dette dai cittadini, quindi ci tengo a ringraziarti appunto perché hai dato modo al cittadino di esprimersi anche con queste dirette che poi sono sentite da più canali e più emittenti. Certo, sì, infatti con quel progetto che abbiamo messo in piedi siamo tutti in sincronia, ecco, allo scopo di arrivare proprio su tutti i territori in multifrequenza con frequenze diverse. Un'altra cosa ancora, grazie a te Marco anche per tutte queste spiegazioni, questo chiarimento, perché veramente urge tutti i giorni a chiarire, insomma, ecco, più se ne parla meglio è, perché il cittadino appunto ha un po' di confusione. Questa è una trasmissione che abbiamo voluto fare anche in accordo con il nostro editore Rosario Moreno, trasmissione di servizio proprio per il cittadino, ecco. E a tale proposito vorrei ricordare anche nuovamente questo comunicato che mi è stato inoltrato da Annalisa di Mestre, che ringrazio ancora una volta. Ecco, la polisportiva Bissuola di Mestre metterà a disposizione alcuni propri collaboratori e sui suoi pulmini per portare a casa la spesa a chi è in difficoltà nell'uscire di casa. In collaborazione con Famila, da lunedì 16 marzo partiremo col progetto Aiuta la spesa emergenza Covid-19. Potete dunque aiutarci a farlo sapere alla cittadinanza. Per contattare vi do il numero fisso, che è lo 041, ok, quello di Venezia, prefisso di Venezia, a seguire 53 47 88 3. Ecco, ve lo ripeto, quindi 041 53 47 88 3. Grazie quindi ad Annalisa per questa sua questo suo contributo che ha voluto dare alla nostra trasmissione inviandoci questo comunicato. Benissimo, insomma, sembra Marco che i cittadini rispondano bene e cercano anche di essere, come dire, partecipi, no? Protagonisti un po' di questa situazione, aiutando anche coloro che sono in campo, che cercano di aiutare la cittadinanza a far chiarezza su quello che sta succedendo e come dobbiamo comportarci. Corretto, aiutiamoci, che tutti ci aiutiamo. Ti ringrazio Massimo, ti auguro una buona serata. Di nulla, guarda, se non altro anche dovere di informazione, do un'ultima notizia al volo, così te la do anche a te. Dunque, il Ticino chiude i bar, ristoranti e negozi. Allora, Marco Nogarin, lo ricordo, relatore con incarichi pubblici, grazie per la collaborazione, per tutte queste informazioni che, ripeto ancora una volta, hanno cercato di contribuire a far chiarezza alla cittadinanza qui del Veneziano. C'è un po' di confusione, naturalmente se tu hai altre cose da comunicare anche urgentemente, i numeri nostri li conosci e entriamo subito in diretta e continuiamo
a far chiarezza in, di fronte appunto a questa purtroppo confusione che stiamo constatando presente tra i cittadini, ma che comunque insomma abbiamo visto che questa cittadinanza sta rispondendo abbastanza bene. Ti ringrazio Massimo, una buona serata a te, Rosario Moreno e anche a tutti i cittadini che ci stanno ascoltando. Arrivederci. Bene, allora stacchiamo pure il collegamento con Marco Nogarin, lo ringraziamo ancora e naturalmente vorrei dire ai cittadini, ecco, se avete dei dubbi, qualcosa, continuate appunto a fare delle domande che poi insieme a Marco continueremo anche in prossimi, nelle prossime trasmissioni di approfondimento o comunque trasmissioni di servizio a chiarire un po' tutti i punti che sono oscuri. Io ringrazio anche la regia centrale Rosario Moreno per questa, devo dire, grande maratona giornalistica, questa non stop che ormai sta durando. Siamo in straordinaria dall'inizio della settimana perché la situazione è molto 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 grave, soprattutto lo ricordo in Lombardia, nel Bergamasco. Domani mattina vi ricordo che ci sarà una trasmissione speciale a partire dalle ore 9:03 dall'emittente terrestre Radiodiffusione Europea, che trasmette in AM da Trieste al, dunque sulle frequenze di 1584, 819 kHz per tutto l'Alto Adriatico fino giù nelle Marche. Trasmissione che poi verrà ripetuta anche in altri orari, che comunque vanno in rotazione, sulla rete Science, quindi radioscience.it. Domani mattina quindi alle ore 9, per chi non riceve, non ha la radio in macchina, non ha, scusate, la radio in casa con la M, allora potete anche entrare nello streaming con radiodiffusioneeuropea.net. Ecco, vi ripeto il link, radiodiffusioneeuropea.it o scusate, .net, radiodiffusioneeuropea.net. Scusate, ma è andato momento anche il sottoscritto, incomincia a perdere colpi. Siamo qui in redazione tutti i giorni dall'alba fino a mezzanotte, di continuo. Ci fermiamo solo un attimo per fare il pranzo, quella mezz'oretta neanche, 20 minuti, e poi siamo qui. Quindi ci scuserete se ogni tanto ci scappa qualche lapsus. Allora, ricordo appunto questa cosa qui e su Radio Science, a radioscience.it verrà poi riprogrammata nel corso della giornata e anche dei giorni a venire, poi naturalmente tutti gli aggiornamenti. 22:22, io chiudo qui questa edizione straordinaria di Spazio Aperto, in studio Massimo Nella, grazie per la vostra cortese attenzione. Tutte le web radio adesso proseguiranno a diffusione regionale. Vi auguro un buon proseguimento con le nostre programmazioni informative. A presto. Abbiamo trasmesso Spazio Aperto a cura della testata giornalistica Pianeta Oggi TV.